Allora, innanzitutto, come vorrei procedere in questa diretta? Vi dico qualche cosa, condivido con voi qualche riflessione rispetto a come intendo io questa pratica che si chiama Reiki. Poi mi piacerebbe, che veramente ci fosse un'interazione, perché, pensare alle 9:35 di un lunedì sera a un polpettone di un'ora che è lungo e noioso, oltretutto in cui è un po' il relatore che fa che tiene le fila, non è la cosa che mi confà al meglio. E appunto per questo io vorrei che oggi fosse proprio un momento di interazione profonda. Innanzitutto saluto tutti. Ringrazio le persone che sono presenti, ringrazio gli organizzatori che mi hanno concesso questo spazio. E tanti cuori stanno arrivando, quindi ringrazio chi conosco e chi non conosco, anche perché io ritengo che una persona che decide di dedicare un'ora del suo tempo a qualcuno non lo faccia sicuramente per se stessa, ma lo fa appunto per le persone che l'ascoltano. Come vi dicevo, sono reduce da un bellissimo momento di preghiera. Ho un incenso acceso, perché proprio un incenso che ispira luce, affinché quello che verrà fuori da questa chiacchierata insieme sia veramente il meglio che deve arrivare a ciascuno di voi. Allora mi presento per chi non mi conoscesse. Anche perché voglio fare un po' di chiarezza anche su chi sono. Io mi chiamo Nunzio Gentiluomo. Dopo aver fatto carriera accademica in sociologia, ho iniziato a occuparmi di olismo, di medicine non convenzionali, pubblicando, facendo ricerca e sondando tantissimi stili e pratiche differenti. Questi stili e queste pratiche sono state utilizzate da sottoscritto come strumenti per attivare un percorso di crescita, per permettere alla mia parte più profonda di emergere nel modo migliore e per poter riconoscere quanto fosse importante nella mia vita dedicarmi all'altro e quindi dedicarmi al servizio. E gli strumenti che ho praticato e che pratico sono tanti, li riassumo in quattro grandi blocchi. Il primo è il Reiki, sicuramente, che mi fa compagnia da ormai una dozzina d'anni. Lo Shiatsu, anche perché anche questo mi accompagna da una decina d'anni. E poi la mindfulness, quindi la meditazione, quindi le pratiche meditative e la suonoterapia. Diciamo che questi quattro sono i quattro settori in cui io posso dire di essermi specializzato e di continuare, perché poi l'aggiornamento è fondamentale. Sì, oggi più che mai si parla di formazione continua in tutte le pratiche, come insegnanti, come avvocati, come medici, i famosi ECM, dei medici, degli psicologi, per esempio. Ma perché è importante? Perché lo sviluppo e la comprensione di fenomeni muta costantemente, perché per fortuna in questo momento di grande crisi che viviamo, oggi più che mai, e invito tutti veramente alla più grande responsabilità, serve, come dicevo, una formazione adeguata, serve un momento di confronto con operatori, con insegnanti, con persone che hanno fatto un certo tipo di percorso. La formazione è dirimente, è fondamentale, è alla base di questo tipo di progetto, anche perché non si può pensare di non crescere se non attraverso il confronto. Confronto che un insegnante ha ogni qualvolta propone un corso, ogni qualvolta si mette a disposizione e nutre un campo grande, dove si crea uno spazio particolare, e dove succede qualcosa, la cosiddetta trasformazione alchemica. Comunque, saluto i presenti e dopo detto questo, che è un po'
che è un po' una premessa, iniziamo a parlare dell'argomento di oggi. Il Reiki come pratica evolutiva e come pratica spirituale. Il Reiki non l'ho scoperto io, tutt'altro, è una pratica che c'è da 150 anni, si dice sia stata riscoperta da Mikao Usui, in Giappone, quindi una pratica giapponese, basata sull'imposizione delle mani, che attraverso, appunto questa energia inducono una certa trasformazione, inducono quello che si chiama un processo di autoguarigione. È molto importante già riflettere sulle parole, quindi una pratica o una disciplina, e in quanto disciplina necessariamente ha delle regole, ha dei protocolli, ha dei riferimenti in qualche modo a cui si quindi ha delle fonti di ispirazione, ha un marco teorico, chiaramente, un paradigma di riferimento. E poi lo strumento fondamentale, appunto, come dice la definizione, sono sempre le mani che vengono adagiate a coppetta sul corpo, il corpo deve essere vestito, quindi diffidate da tutte le persone che vi propongono il Reiki e vi chiedono di spogliarvi. So che in diversi lo fanno, ma è assolutamente inidoneo, anche perché l'energia è così sottile, la frequenza è così alta che non è certo un indumento che non ci permette di trasmettere questo tipo di comunicazione sottile, questo tipo di informazione. Tutt'altro. È ovvio che quello che io chiedo sempre ai miei studenti è di utilizzare degli indumenti più naturali possibili, evitare per esempio la plastica, la gomma, perché sono isolanti. Quindi cercare chiaramente di utilizzare il cotone, eventualmente coprirsi i piedi con delle calze, calze di spugna, calze di lana. Quindi cercare di essere il più naturale possibile in questo modo e invitare anche il cliente a fare lo stesso. Questa pratica è una pratica che si impara anche abbastanza velocemente, anche se poi questa velocità, questa tempistica che è abbastanza ristretta, poi produce un facile disinnamoramento da parte degli operatori. E questo mi duole moltissimo. Avendo fatto tutte le pratiche di cui vi parlavo prima, mi sono accorto che chi fa shiatsu lo propone senza nessun tipo di problema. Chi fa un percorso di suonoterapia attraverso i gong, le campane tibetane, di Diapason, tranquillamente non si espone, ha voglia di esporsi, ha voglia di poter nutrire il corpo attraverso la vibrazione. Chi fa meditazione, il mondo è pieno di gente che propone percorsi meditativi. Pensiamo alla mindfulness psicosomatica, o la mindfulness in generale, che proprio in questo momento va per la maggiore e i cui effetti sono molto interessanti in termini di salute più psichica. Mentre quando si parla del Reiki, sembra che le persone tornino un po' indietro. È molto strano, ma è come se diffidassero di qualcosa che praticano. Oppure, considerano questa pratica come una pratica per sé. Ed è vero, perché il Reiki ha come primo ricevente, lo stesso soggetto che pratica, quindi l'operatore in un processo di trasformazione individuale, praticando e ricorrendo a questa energia costantemente, induce in sé una trasformazione. E quindi, permette ai traumi di liberarsi, permette un alleggerimento di tutto il substrato che si porta dietro, tutte le frustrazioni, di tutti i traumi vissuti. Però, e dico però, a volte si dimentica che è una pratica molto molto efficace, in quanto veramente poco invasiva, per l'altro. E qui si apre una grande parentesi che per me è fondamentale, ovvero la relazione, l'importanza che nelle pratiche bioenergetiche, quindi nel Reiki, ma in tutto quello che l'olismo propone, è fondamentale la relazione. Relazione è una parola che deriva dal verbo relazionale, etimologicamente da referre, ovvero significa portare qualcosa. Quindi chi entra in relazione con l'altro porta qualcosa di sé nell'altro, condivide un aspetto importante di sé. Quindi all'interno della parola relazione c'è veramente una volontà
importante e significativa di portare se stessi all'altro. E in queste pratiche la relazione ha un aggettivo fondamentale, una caratteristica fondamentale, che è empatica. Relazione empatica, la relazione che è capace di entrare in sintonia con l'altro, di percepire quello che l'altro sente, senza farsene carico. Questo è l'aspetto molto interessante. È ovvio che sono cose che non si imparano, sono in un giorno, in un weekend, ed è lì il limite. Di a volte che corrisponde alla pratica del Reiki. È un limite perché gli operatori pensano che in un weekend una persona possa imparare ad entrare in interazione con l'altro. Questo no, questo si impara costantemente, tutti i giorni. Si impara confrontandosi col proprio insegnante, confrontandosi con le persone che decidi di trattare, confrontandosi con le esperienze che la vita ti permette di fare. Anche perché questa risonanza, questa relazione empatica che ha alla base una risonanza, si fonda squisitamente sulla capacità che noi abbiamo di stare con l'altro, di metterci in relazione con l'altro. E metterci in relazione con l'altro e stare con l'altro presuppone anche aver appreso, aspetti inerenti a quelle che sono le emozioni, a quelli che sono i traumi, che la persona sul futono, sul lettino, ci può portare. Quindi io per risuonare al meglio con l'altra persona devo aver vissuto, devo aver fatto un percorso di crescita fondamentale, ed è lì la responsabilità, ed è lì il grande neo di una pratica come il Reiki, che è divisa in livelli che normalmente si fanno in 3 weekend, 4 weekend al massimo, perché nei weekend non c'è sufficiente tempo per poter imparare questi aspetti di cui vi sto parlando. Quindi c'è qualcuno che ha, e secondo me, io non sono molto d'accordo, proprio strutturato qualcosa di molto importante, mischiando e portando nel Reiki discipline e anche humus culturali che non c'entrano niente con Reiki. C'è qualcuno che lo fa, è comunque apprezzabile perché è un tentativo di strutturazione del percorso ed è un tentativo di mettere davanti l'evoluzione del soggetto che fa Reiki. Io preferisco, nel momento in cui pratico e insegno questo strumento, lasciare libere le persone. Quindi ci sono degli step che appunto sono i livelli di Reiki, poi all'interno io porto soprattutto workshop monotematici sulle percezioni, sul contatto con le entità, con i maestri ascesi e con gli angeli, per esempio, con le fondamenta che per me sono chiare su questo strumento. Le fondamenta per me sono il radicamento, quindi la capacità di essere nel qui e ora. La centratura, cioè vibrare sulla frequenza del cuore, e l'allineamento significa veramente portare in asse il proprio corpo-mente, perché non, è il nostro cuore, cioè quindi allineamento significa veramente portare in asse cuore-mente e corpo. E quindi è fisico, ma anche interno, c'è un lavoro più fisico, strutturale esterno, ma anche interno, ed è quello che ci permette maggiormente di entrare in sintonia con l'altro ed eventualmente iniziare a decodificare le informazioni che nel campo vengono rilasciate. Spero che mi stiate seguendo, io non sento feedback, vedo che ogni tanto qualcuno viene, entra, mi piacerebbe avere. Quindi per il momento vi ho parlato del Reiki, cos'è? Una pratica bioenergetica giapponese, vi ho detto quali sono per me i fondamenti di questa disciplina, che sono un po' i prerequisiti basici di questa disciplina, ovvero il radicamento, la centratura e l'allineamento. Vi ho detto che è importantissimo per ciascun operatore fare un percorso di crescita. Noi non possiamo non camminare sulle nostre parole. Questa è la condizione sine qua non. E poi vi ho anche detto che è importante un atteggiamento responsabile.
Se noi vogliamo essere ambasciatori di luce e ambasciatori di benessere, dobbiamo ricordarci che noi esistiamo. Dobbiamo ricordarci che noi dobbiamo prenderci cura di noi. E quindi, il servizio dobbiamo anche farlo costantemente a noi stessi. Che significa, interpretare, leggere e soddisfare i nostri bisogni, trovare del tempo per noi. A volte, oggi, il tempo non lo abbiamo, il tempo è una risorsa scarsa, siamo tutti presi da migliaia di sensazioni, migliaia di situazioni. Il mondo di oggi ci vuole performanti, il mondo di oggi ci vuole multitasking, il mondo di oggi ci vuole delle macchine. Io vi chiedo non di uscire dal sistema, come molti propongono. Io vi chiedo semplicemente di creare delle interferenze col sistema. È sufficiente fermarsi un secondo, risettarsi e ricominciare. È sufficiente trovare il tempo per ascoltarsi. È sufficiente portare nel fare il grande gettone dell'essere. Essere è appunto la tensione dell'essere con la E minuscola verso l'essere con la E maiuscola. E quindi prima dicevo camminare sulle proprie parole, certo. Perché chi vuole fare Reiki deve fare delle scelte di coerenza. Coerenza non assoluta, perché poi le persone intelligenti, per fortuna, sanno che siamo nel cambiamento, sanno che si può cambiare, quindi io non invito assolutamente a nessuna forma di rigidità, però sicuramente invito all'ascolto, all'ascolto profondo di quello che noi siamo, di quello che desideriamo e soprattutto all'ascolto della parte più profonda di noi che è l'anima. La grande sfida che oggi ciascuno di noi che vuole fare un percorso evolutivo deve fare, deve confrontarsi con la sfida di allineare la personalità all'anima. Ed è lì che ritorna il discorso dell'essere al di là dell'avere o l'essere al di là del fare, no? A volte ci accorgiamo che ci affanniamo per una marea di cose, perché vogliamo necessariamente lasciare un segno. Vi parla uno che lavora costantemente su questi discorsi, quindi è tutt'altro che arrivato. Lasciare un segno o pretendere dagli altri che soddisfino le nostre necessità, o ancora peggio, che ci riconoscano per quello che fanno per noi. Io vi prego veramente di puntare su quello che una parte più interna di voi vi suggerisce. A volte ci ostiniamo perché vogliamo riuscire. A volte ci ostiniamo perché vogliamo che gli altri ci capiscano. A volte perpetuiamo azioni e situazioni e le urliamo perché non accettiamo che le cose non vadano come vogliamo noi. Io, da quando ho iniziato questo percorso, ho raggiunto qualche comprensione, e una è questa: quello che la mia anima vuole, riesce necessariamente ad ottenerlo. Se mi trovo davanti a un obiettivo che mi sta richiedendo tantissimo sforzo e invece di avvicinarsi si allontana, probabilmente quello non è un obiettivo della mia anima. Questo non significa arrendersi, no, avete qui davanti una persona caparbissima, una persona che si mette in gioco e dice sempre sì perché è un entusiasta, però mi sono accorto che se qualcosa diventa troppo faticoso e quindi contraddice una legge
esoterica fondamentale, che è la seguente: ottenere il maggior risultato col minimo sforzo, significa probabilmente o che quel qualcosa non fa per me, o punto secondo, che non è il momento. E allora cosa faccio? Mi incaponisco? No, 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 lascio andare. Lascio andare. E questa, e cosa lascio andare? Abbandono, almeno per un attimo, la mia testardaggine e proseguo dritto per il mio cammino, anche perché la vita, per chi crede Dio, aprirà delle altre porte. E questo succede in tutti gli aspetti della vita, non soltanto quello professionale o di realizzazione, ma anche quello relazionale. Fatevi delle domande sempre: che cosa mi sta dando una relazione che io sto vivendo? Come sto nutrendo questa persona con cui mi trovo a condividere un pezzo della mia strada? O ancora oggi, il mondo mi sta manifestando attraverso questo virus, il coronavirus, una realtà. Quanto io sto lavorando per essere un motore di un cambiamento. Perché non prendiamoci in giro, ragazzi. Questa è un'occasione grandissima per poter fare un salto evolutivo. Ma l'uomo che sta facendo? Controlla. Si lascia prendere dal panico. Isterie collettive e soprattutto non si accorge che ogni cosa che sceglie può avere una contropartita enorme, oggi più che mai. Ed è vero, è un momento storico particolare ed è un momento storico in cui ci viene richiesto di risvegliarci, di essere ambasciatori di bellezza. Sì, bellezza, ragazzi, ambasciatori di bellezza, portate la bellezza nella vostra vita. Bellezza, non dimenticate mai di contemplare. Bellezza, della natura, bellezza di un libro, bellezza di qualcosa che state scrivendo, bellezza di una musica. Non dimenticatevi di nutrirvi. Per me, per esempio, l'arte è fondamentale. È la parte è uno degli aspetti che maggiormente mi nutre. Io adesso, chiaramente, siamo in blocco, ma andavo a teatro costantemente. Vi prego, nutriamoci, rimettiamoci al centro. E il Reiki questo ce lo dice a chiare lettere, ma proprio a chiarissime lettere. Ci invita a trasformarci, ci invita a cambiarci, ci invita a uno streben, cioè quindi a sforzarci a tendere verso il Rei costantemente, quindi questa parte divina che poi è contenuta dentro di noi costantemente. C'è Reiki, una parola formata da due sillabe, e il Ki, che è la manifestazione di questo Rei, di questa energia intelligente, trascendente, viene irrorato costantemente da questo Rei. Ma al Ki viene chiesto di farlo. Al Ki viene chiesto costantemente di farlo. Eh sì, e questo è il grande gioco. E la gente non ci pensa, ma questa è la grande sfida. Il chi, ovvero l'io nostro, deve tendere a questo aspetto divino, deve risvegliare l'aspetto divino che c'è dentro di noi. Ed è per questo che il Reiki per me è una bellissima pratica spirituale. Perché in qualsiasi momento mi spinge a dare il meglio di me. Mi spinge a cantare la bellezza. Mi spinge a controllare la parola. La parola è uno strumento fondamentale, ragazzi. Non possiamo permetterci di aprire la bocca facendoci muovere dalla parte più bassa di noi. Dobbiamo essere così tanto maturi e così tanto pronti da permettere alla parola di passare attraverso il cuore. Quindi anche mandare a quel paese qualcuno attraverso il cuore è un messaggio, non è cattiveria. Perché poi fondamentalmente far passare tutto attraverso il cuore significa inneggiare alla libertà. Comprendere che il mio percorso è diverso dal tuo. E per questo non significa che il mio
sia più o meno valido del tuo. Libertà significa rispettare i tempi, le possibilità, le forme di intelligenza e di prontezza dell'altro. E questo il Reiki ce lo insegna sempre, ragazzi, ce lo insegna costantemente. Ed è una parola chiave per me fondamentale, la leggerezza, ragazzi, che non è superficialità. Pranare senza, dall'alto, senza pesi sul cuore, così diceva Italo Calvino della leggerezza, in lezioni americane. Sì, pranare e guardare dall'alto senza pesi sul cuore. È molto importante alleggerirci. E dobbiamo alleggerirci prima di tutto dal rancore. Tutti quanti noi siamo infarciti dalle frustrazioni. Chi non ne ha, alzi la mano. Io ne ho il come. Di persecuzioni, dolore, sofferenza. E però oggi dobbiamo iniziare ad alleggerirci. Sto leggendo adesso il Reiki, come hai iniziato tu, è subito un percorso personale che non tutti riescono a reggere. L'energia lavora in profondità, ma sottile ci si verso sensi di volere. Sì, è proprio così. Ivana, è proprio così. Per me è proprio questo il Reiki. Il Reiki è proprio un percorso di trasformazione che ci impone tutti i giorni di assumerci delle responsabilità. Io non credo che non tutti riescano a reggerlo, sai? Anche perché quello che io propongo è sempre step by step. Non dobbiamo semplicemente fermarci. I ritmi li stabiliamo noi. Sono ritmi di ascolto, anche ritmi di umiltà, ritmi costanti, che appunto ogni esperienza ci permette di fare. Manifestazioni, realizzazioni, incontri. Nel momento in cui tu sei nel flusso, così dico io, no? Arrivano, succedono delle cose. Immediatamente ti allontani da alcune persone e ti avvicini a delle altre. E questo subito ti fa paura. A volte saltano dei matrimoni dopo che si inizia un percorso, al di là del Reiki. Ma perché? Perché un rapporto non è necessariamente per sempre. Normalmente chi si avvicina a questi percorsi pensa alla reincarnazione, no? E noi sappiamo che il percorso dell'anima è un percorso complesso, è un percorso che normalmente non si fa da soli, nel senso che si fa anche e soprattutto grazie all'aiuto delle relazioni, anche se poi fondamentalmente uno di noi decide di sé e quindi per sé ed è solo. Però comunque la vita, grazie appunto alle relazioni, ci fa crescere, ci mette avanti cosa siamo, a che punto siamo arrivati. Il grande dramma è che poi a un certo punto noi decidiamo qualcuno che può essere bello come lo vogliamo noi, simpatico come lo vogliamo noi, ricco come lo vogliamo noi, intelligente come lo vogliamo noi, e decidiamo di diventare delle cozze di questa persona, uomo o donna che sia, rapporti eterosessuali o omosessuali, qui non c'è nessuna differenza. Però se noi iniziamo a pensare in questo modo, non stiamo più amando l'altra persona. L'altra persona la stiamo possedendo. Sì, possedendo. Allora, se prima ho detto che l'amore per me è libertà, vibrare la frequenza del cuore significa rispettare il tempo, l'evoluzione, le possibilità dell'altro, capite che l'amore non può essere possesso. E a volte, e i proverbi, la cultura popolare ci aiuta tantissimo in questo senso. Si chiude una porta e si apre un portone. Peccato che noi preferiamo rimanere con la porta chiusa perché aprire un portone potrebbe essere troppo bello per noi, che spesso ci troviamo ad accontentarci, ci troviamo ad aver paura di ciò che è ignoto. E anche lì, una pratica costante con strumenti come il Reiki ci aiutano, perché se io sono costantemente presente a me stesso, inevitabilmente sono pronto anche a cogliere le novità. Ma per accogliere le novità, ragazzi, bisogna fare una cosa prima, ovvero fare
fare spazio. Fare spazio. Fare spazio affinché Dio o l'energia o l'universo ci mettano davanti situazioni e persone che possono poi occupare quello spazio. Ma se noi siamo saturi, che cosa possiamo fare? Non credo molto. È tutto chiaro quello che sto dicendo? Cioè io di tutto sto parlando, tranne che di Reiki, mi sembra. Ci siamo? Ragazzi, vi prego, a parte Ivana, che ha scritto un bellissimo pensiero, che ringrazio, anche Marco. Qualcuno... È tutto chiaro quello che sto dicendo? Vi prego, datemi qualche feedback, perché altrimenti veramente mi sento... come su un pulpito, peccato che non ho di fronte la mia platea, quindi non ho la necessaria tempra energetica perché la comunicazione immediata ha questo limite, ahimè. Può arrivare a tanti, è comoda, però non è di facile risonanza immediata. Spesso abbiamo paura perché non sappiamo fiace. È vero, sì, è proprio così. La paura, bellissima parola, Elisa, ti ringrazio. Fiducia. Ho scritto questo libro. Sapete, forse è la prima volta che ne parlo. Ve lo faccio vedere bene perché per me è stata una creatura magnifica. Vi faccio anche vedere dietro, guardate che carino. Questa creatura è stata scritta in 15 giorni. E questa creatura è ha una specialità, nel senso che è una lettura trasversale del Reiki. È un libro che non è stato mai pubblicato, per fortuna. Per fortuna, ogni tanto si scrive qualcosa di innovativo. E in questo libro, a un certo punto, in un capitolo, prendo la parola e cerco di spiegare attraverso delle parole chiave il Reiki. E tra queste parole chiave c'è proprio la parola fiducia, perché è fondamentale affidarsi. Affidarsi, affidarsi ed essere sempre resilienti nei confronti dell'assistenza. Sapere che tutto quello che arriva, arriva per il nostro più alto bene. Vediamo un po' di domande. Allora, chiarissimo, perfetto. Non mi ricordo nemmeno da quanto tempo combatto, credo di esserci nata combattendo. Quando cerco di mollare il tiro, ecco che arriva una nuova prova. Sonia, io non so chi tu sia. Però ti prego, cerca di trasformare le parole in linguaggio. Combattere. Prova a trasformare la parola combattere in accogliere. Io non so cosa significa, però è un esercizio importante perché attraverso la parola noi creiamo dei mondi. Se tu ti presenti in questo modo, necessariamente creerai sempre e costantemente altre battaglie da dover superare. Pensa ad accogliere, poi ne parliamo in un'altra sede. E quello che volevo è che quando ho scritto che tutti non riescono a reggere la paura, sì, è certo, Ivana, la paura di scoprirsi, la paura di confrontarsi con i propri limiti, con la propria miseria, con le proprie difficoltà, con i loro, sì, appunto, con i loro limiti. Sì, è tutto chiaro, ma in effetti non sto capendo il fatto come si fa tutto questo attraverso il Reiki. Ah, grazie Roberta. Come si fa tutto questo attraverso il Reiki? Ah, che bella domanda. Praticando. Il Reiki è una pratica spirituale perché, parlando appunto del Rei, ci pone costantemente in un'ottica che non ha un grande contatto con l'aspetto materiale dell'esistenza. Ed è una pratica meditativa perché attraverso l'autotrattamento, tu stacchi col mondo, focalizzi l'attenzione su qualcosa di specifico, chiaramente. Evidentemente anche semplicemente le mani che sono poggiate sul tuo corpo e in quel momento stai lavorando per il raggiungimento di un equilibrio psicofisico. E da lì si aprono delle finestre, da lì si aprono delle intuizioni ed è da lì che la nostra capacità di sentire si affina e quindi possiamo a un certo punto diventare così motori del nostro cambiamento. Spero di aver risposto alla tua domanda, Roberta. Allora, Gandolfi, sono perfettamente circa la libertà in amore. Purtroppo è molto difficile trovare persone capaci di concepire una relazione d'amore fondando sulla idea scevra dalla necessità di attaccamento. Vero. Questa è una parola terribile, demoniaca, l'attaccamento.
Credo che anche il troppo amore sia dannoso, perché troppo amore non può più essere gratuito, non può più essere libero, ma necessariamente si pone e pone le basi per un gioco perverso che è quello delle aspettative. Quindi Laura, dici bene, l'attaccamento. L'attaccamento penso che oggi sia una delle grandi sfide che noi dobbiamo affrontare. L'attaccamento nei confronti di qualsiasi tipo di traguardo che noi ci poniamo. Era quello che dicevo all'inizio rispetto all'allineamento tra anima e personalità. Nel momento in cui noi riusciamo ad ascoltare profondamente noi stessi, ci accorgiamo che ci serve molto meno di quello che abbiamo. Anche mangiare di meno, per esempio. Anche quello, cioè, si parla in fisica quantistica di minimo stimolo. Noi invece siamo abituati a fare, dobbiamo essere performanti, dobbiamo incidere tanto sull'altro e su noi stessi. Mentre invece ci ricorda che è fondamentale la legge del minimo stimolo, cioè proprio il piccolo, un tocco quasi atipico di qualche grammo per poi permetterci una trasformazione a tutto tondo. Il Reiki nel libro, vediamo un po', Roberta si è risposto, grazie, ci mancherebbe. Nel libro di Reiki, veramente, che vi invito a sfogliare quando avrete voglia, tanto lo trovate in tutti i motori di ricerca, su Amazon, chiaramente soprattutto, e ringrazio il mio editore Psiche2 che ci ha creduto, ma anche nel Giardino dei Libri c'è costantemente e anche su altre piattaforme. Nel libro la mia osservazione sul Reiki cambia completamente perché io metto al centro la responsabilità che ciascun operatore ha di scegliere l'esistenza che vuole portare in questo piano. Infatti, come vi dicevo prima, le parole chiave che utilizzo sono diverse. Per esempio, fiducia, l'abbiamo detto prima, poi semplicità, democraticità, umiltà. Sì, l'umiltà. Perché l'umiltà? Perché l'umiltà è l'unico atteggiamento possibile che ci permette sempre di rimanere aperti all'esperienza. Umile è colui, e la parola umiltà deriva da humus, cioè il contatto con la terra, ed è quel contatto che mi permette di imparare come sempre il meglio che posso. Rimanere sempre con le antenne belle sollevate per poter permettere a chiunque di potermi portare un messaggio e poter indurre in me una riflessione. L'umiltà è quella virtù che mi permette di riconoscere la maestria nelle esperienze della vita in tutte le persone che conosco. L'umiltà mi permette di andare avanti, assolutamente, e di crescere, e di non sentirmi arrivato. E questo per me è fondamentale. È chiaro, certo, sì, l'umiltà è proprio una chiave interpretativa dell'esistenza fondamentale. Come diceva Tommasina, come riequilibratore dell'energia personale, introspezione, certo, è proprio questo. Vedete, anche dalle vostre indicazioni, il movimento non è verso l'esterno, quindi centrifugo, ma centripeto, quindi verso l'interno. Noi dobbiamo riuscire, e questa è la maieutica socratica, era grandissima, ed è questo che un educatore, ed è questo che un insegnante deve fare, far venire fuori dall'alunno la propria conoscenza. Un'altra cosa che ho notato in questo mondo è che c'è sempre poca disponibilità a dare conoscenza. Come se gli insegnanti fossero un po' stitici. Io sorrido perché un insegnante se non è generoso non può essere un insegnante. Quando si fa lezione, tu devi dare tutto il meglio che c'hai, senza minimamente pensare che l'altro diventi un tuo competitor, e questa è la grande paura. Ed è questo il controllo che spesso percepisco esserci rispetto ad alcuni. Mentre un insegnante a tutti i livelli in cui insegna deve veramente dare a piene mani quello che sa. E qui non è il discorso della gratuità, perché io ritengo che un operatoristico debba farsi pagare.
perché c'è una formazione, c'è del tempo, c'è la propria disponibilità, la propria professionalità. Però è importante, una volta riconosciuto questa parte economica, dare proprio tutto il meglio che la persona è capace di dare, senza pensare che l'alunno diventi qualcuno che mi può rubare il lavoro. Qualora io pensassi una cosa del genere, smetterei di insegnare. Ma smetterei di fare qualsiasi cosa, perché la mia gioia più grande sarebbe veramente di formare operatori che siano più bravi di me, operatori che siano capaci di mettermi in discussione costantemente, di portarmi la loro esperienza per farmi crescere. Assolutamente, conoscenza deve essere trasmessa. Io mi permetto anche di dire la conoscenza con la C maiuscola, perché quando si fa Reiki, ed è questo l'aspetto bellissimo di questa pratica, che è molto semplice, ma dietro questa semplicità racchiude una profondità immensa, perché la semplicità è difficile da cogliere, ma la verità non può che essere semplice, perché la verità ha come naturale conseguenza quella di essere per tutti, e quindi non può non essere semplice. E il Reiki in questo lo è, e infatti è bellissimo quando facciamo le serate di pratica o facciamo i seminari e siamo 10-15 persone, che veramente si crea un campo energetico, si crea veramente uno spazio protetto, ma un portale dove arrivano delle bellissime informazioni, dei messaggi purissimi. Per dirvi, adesso sto scrivendo questo libro, devo tradurlo grazie a una casa editrice, grazie anche a una persona che sta ascoltando, grazie ad Evelyn. Una casa editrice americana mi ha chiesto di tradurre questo libro. Questo per me è fonte di grande orgoglio e di grande fiducia nei confronti dell'esistenza. Stiamo ridefinendo delle cose perché poi mi ha chiesto di puntualizzare degli aspetti che io avrei voluto mettere in un secondo libro, che sto scrivendo per un secondo libro di Reiki. E quindi adesso stiamo proprio lavorando sul come arricchire questo primo volume, e un capitolo sarà dedicato al contatto con gli angeli e con gli arcangeli soprattutto. Vi giuro, anche perché è stato fortissimo come durante gli ultimi trattamenti che sto facendo, io lavoro tra Torino e il Lago di Garda, e in questo momento sono a Torino, perché ho deciso di non muovermi, perché non sarebbe saggio e responsabile farlo. Negli ultimi trattamenti che sto facendo, mi stanno arrivando dei messaggi, ma chiarissimi, da parte di alcuni arcangeli che io ho sempre sentito forti dentro di me. Quindi io accolgo, metto da parte la mente razionale, metto a disposizione quello che sono. Io non so se sono un medium, io non so se sono un channeler, io metto a disposizione quello che so, quello che soprattutto sono. E arrivano dei messaggi chiarissimi a volte, ragazzi. Ed essere nel flusso ci permette di scegliere sempre nel vivere della vita la strada più giusta. Perché essere nel flusso significa sentirsi guidati, non manipolati, guidati, consigliati. Poi sono sempre io quello che devo necessariamente scegliere se andare a destra, a sinistra, in centro. Però se ogni tanto mi fermo, mi ascolto e sento, probabilmente nel mio sentire riuscirò a intraprendere il percorso migliore per me, come nel Reiki diciamo, il sommo bene, per il sommo bene più alto, per il più alto bene della persona, per il sommo bene della persona. Ed è questo quello che ci deve ispirare quando lavoriamo con l'altro, lavorare sempre non per sanarlo, perché quello sarebbe un obiettivo che oltretutto non ci compete, perché non siamo medici, ragazzi. È molto importante. E poi è violenza pensare di dover sanare qualcuno, ma voi vi rendete conto? Io devo sanare, ma io non devo sanare nessuno, tutt'altro. Quello che io posso fare è facilitare nell'altro la creazione di uno spazio dove l'altro sceglie come trasformare la propria vita e come guarire. Sono due cose molto diverse. Vi prego, non confondiamo, non siamo guaritori. Siamo facilitatori di processi.
Ed è molto importante perché in questo modo lasciamo totalmente libero l'altro di scegliere della propria vita. Umiltà è l'unico modo per onorare, donare davvero, riuscire a comprendere che siamo uno strumento e non metterci un piedistallo. Bellissimo. Fa comprendere che siamo un flusso d'amore puro. Cosa c'è di più grande? Laura, io mi sono avvicinata al Reiki mentre stavo attraversando un periodo di crisi. Spesso succede, Laura, non sei l'unica. Mi ha aiutato tantissimo a guardarmi dentro, a trasmutare il dolore che stavo attraversando. Le persone intorno hanno notato il mio cambiamento, ho colmato la rabbia e l'ho sciolta. Bellissimo. È proprio quello. Tu ti sei permessa attraverso il Reiki di trasformare. Di alleggerirti, di sciogliere. Ve lo dicevo, in questo è veramente potentissima come pratica, perché poi è semplicissima. C'è un insegnante che nel miglior modo possibile cerca di parlarti di questo strumento e di darti tutte le istruzioni migliori. Poi ci sarà questo momento iniziatico di purificazione dei canali. In questo momento iniziatico io sostengo che siano proprio tutte le entità che lavorano, cioè io faccio spazio al loro lavoro, non posso mai pensare di essere io quello che attiva. Attraverso di me succede qualcosa, questo sì, però sono le entità che lavorano attraverso di me. Infatti il Reiki è una forma di canalizzazione. Sì, tra le tante definizioni che ho dato a questa pratica per noi interni, è una pratica di channeling. Noi però non vediamo, non abbiamo visioni necessariamente, ma trasmutiamo e passiamo e canalizziamo delle informazioni a livello energetico sottile. Quindi il Reiki è channeling, sì. E infatti spesso e volentieri io consiglio ai medium, per esempio, di fare il primo, il secondo e il terzo livello di Reiki, perché potenzia tantissimo e libera tantissimo il proprio canale. Li abitua alla percezione dei piani sottili dell'esistenza, li sensibilizza, li insintonizza a piani alti di esistenza. Infatti sto mettendo giù, questa è una cosa che sapete soltanto voi, un piccolo seminario proprio di Reiki medianità, ma non è ancora ora. Penso che se ne parlerà tra settembre e ottobre. Appunto, in mezzo a quelle pratiche, a quei seminari che io vi dicevo, che normalmente io introduco e propongo tra i vari livelli di Reiki. Essendo un conoscitore della medicina tradizionale cinese, per esempio, sto sperimentando il rapporto tra i meridiani dell'MTC e il Reiki. Sto lavorando sul rapporto tra la fascia, quindi il tessuto connettivale, il tessuto connettivo e il Reiki. Quindi non c'è bisogno di essere grandi massaggiatori, ma si può assolutamente liberare la fascia attraverso il Reiki. Quindi gli applicativi sono tantissimi, ma proprio tanti, tanti, tanti. Per esempio è bellissimo lavorare durante la gravidanza e accompagnare nel percorso la donna attraverso il Reiki. È una roba bellissima. E questo è un altro seminario che io propongo. Anche perché i risultati sono stati veramente impressionanti e interessanti. E poi, cosa posso dirvi? Sì, per esempio, accanto ai trattamenti che si insegnano normalmente al primo livello, che sono il trattamento completo su tutto il corpo, il bilanciamento dei chakra, quindi lavoro proprio specifico sul chakra, propongo dei lavori sui cinque organi che in qualche modo ci fanno comprendere il senso dei vari organi principali, quindi rene, cuore, polmoni, fegato e milza, e lo rilegano anche in un'ottica di medicina tradizionale cinese, quindi ci accorgiamo veramente che inizia un viaggio, anche attraverso i reni, che poi ci porta a casa, e chiaramente si inizia dal cuore e si finisce col cuore, perché poi il cuore è proprio il ritorno a quello che noi siamo profondamente. Ed è molto, secondo me, molto interessante. E questo, ecco, questo per me è il percorso che ti permette di comprendere nella semplicità la complessità che c'è dietro il Reiki. Ecco, io poi volevo raccontarvi, così poi finisco gli aspetti teorici, poi lascio spazio alle domande perché ho parlato per quasi un'ora, mamma mia.
Nel libro uno degli aspetti fondamentali, quindi sempre questo, io lo faccio rivedere perché non l'ho mai presentato, se non, questa è una delle poche volte in cui ho fatto vedere il mio libro, io sostengo che non siamo solo canali. Quindi è una visione totalmente personale del Reiki, non essere canali, no. Perché noi canalizziamo l'energia, ma come dicevo prima, nel momento in cui noi entriamo in contatto con l'altro, portiamo il nostro campo energetico. E grazie al nostro campo energetico, quindi attraverso la relazione tra più campi, noi permettiamo all'altro di fare già un passo evolutivo. Se il nostro campo energetico ha una coerenza, quindi una capacità organizzativa importante e alta, quindi funziona come un'orchestra dove c'è un direttore che è eccezionale, dove tutti i professori d'orchestra sono bravissimi, noi soltanto mettendoci vicino all'altro, in quell'ottica di apertura di cuore, di accoglienza, noi già permettiamo all'altro di innalzare il suo livello di coerenza. Noi stiamo già producendo trasformazione e sì, stiamo già producendo benessere. Anche perché la parola salute lasciamola stare, perché altrimenti se c'è qualche medico poi mi attacca. Però produciamo benessere, benessere psicofisico. E qui vi ricordate che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che la salute non sia assenza di malattia, ma uno stato psicofisico, eccetera, sociale, in cui si viene a trovare la persona. E quindi noi stiamo veramente, oggettivamente, migliorando la qualità della vita dell'altra persona. Bello, 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 proprio così, sì. E continua, Ivana, continua a sviluppare, questa capacità di sintonizzarti attraverso le reiki meridiani. È fantastico, è fantastico. Rispondono in modo assolutamente perfetto e ti danno delle informazioni che soltanto i mediani sono capaci di fare. Quindi, vi dicevo, per me, noi non siamo soltanto canali. Infatti, nel libro poi parlo di pratiche che vanno a potenziare la nostra capacità di trasmettere energia. Perché se io, per esempio, percepisco il mio corpo enorme e quindi creo un'espansione, e le mie mani saranno più grandi, io le visualizzo più grandi, posso assicurarvi che la mia capacità di traghettare energia aumenterà. Provateci. Oltretutto, espandendomi, io sarò più penetrante nei confronti dell'altro. A me capita veramente quando faccio un trattamento mentale, che è il trattamento che viene insegnato al secondo livello di Reiki, che va a lavorare sulle abitudini, va a lavorare sul benessere, soprattutto emotivo della persona, sul riequilibrio del pensiero, dell'emozione della persona. Ci sono certi momenti che se io porto l'espansione, mi sembra che la mano veramente penetri dentro il cranio della persona, con grandissima dolcezza e con grandissima attenzione. Quindi pensate, cioè, quello che voglio dirvi è che veramente, veramente è importantissimo, sperimentare. Vi prego, leggetelo il libro, perché secondo me potrebbe, per chi è operatore Reiki, ma anche per chi, non è un operatore Reiki, ma si occupa di turismo, dà tutta una serie di informazioni interessantissime, perché poi dà degli strumenti che servono per aumentare la nostra coerenza di campo. Quindi ci parla di mindset, quindi di proposta a livello sottile, ci parla di modeling, quindi la capacità di modellarci per entrare, quindi modellandoci noi portiamo un certo tipo di forma pensiero all'altro, e quindi diventiamo veramente sempre più veicoli di un certo tipo di informazione che è sempre più efficace. Questo è un aspetto che per me è molto molto importante, ed è uno degli aspetti fondamentali su cui si basa il mio libro di Reiki, fondamentalmente. Cioè, quindi da una parte la responsabilità e dall'altra il non essere soltanto canale. Quindi noi siamo canali di Reiki, questa energia, ma poi nel momento in cui lavoriamo con l'altro, lavoriamo anche con il nostro campo energetico. E quindi la responsabilità di quello che noi siamo, delle scelte che facciamo, si riflette sulla qualità del campo energetico che abbiamo. E quindi creiamo appunto questo circolo virtuoso dove io mi occupo di me, io ascolto i miei bisogni, io miglioro la mia qualità del campo e io offro uno spazio migliore affinché l'altro possa stare meglio. Questo è per me fondamentale.
E poi nel libro dico, faccio un tentativo, ovvero di ragionare attraverso gli shastra vedici, quindi le scritture vediche, sull'origine del Reiki. Sì. Quindi, però non voglio anticiparvi niente perché sennò poi non lo comprate il libro. No, no. E quindi cerco di vedere veramente dove potrebbe avere origine questa energia. E mi sembra di aver detto abbastanza, vi ho dato un po' di contenuti, un po' di riflessioni. L'ultima volta, se c'è qualcuno che l'ha fatto questo seminario, per esempio, ho portato sul Lago Maggiore, a Castelletto di Brenzone, un seminario che ho intitolato Io Dio, Io Reiki. E lì ho parlato di decreti, ho parlato di aspetti su cui sto lavorando un po' di tempo e che stanno portando veramente ottimi risultati a livello terapeutico, a livello di sostegno dell'altro, di trasformazione dell'altro. Ciao Rita, con un'ora di ritardo, ma benvenuta lo stesso. Allora, mi fate un qualche domanda, vi prego. Intanto io metto un attimo, vi chiedo scusa se mi muovo, ma metto sotto, carico un attimo perché non vorrei che mi lasciasse, perché poi manca soltanto che nel mentre. Ci siete? Allora, qualche domanda che abbiamo fatto un'oretta e non voglio tediarvi troppo. Sempre qua. Allora, qualche domanda? Rispetto al Reiki io tengo costantemente corsi di Reiki, adesso siamo un po' in stand-by perché aspettiamo che la situazione passi. Anzi, se io aspetto qualche domanda, perché se non c'è qualche domanda, farei una pratica per questo di Reiki per questo momento. E chi non ha Reiki può seguirla con me tranquillamente, perché male non fa. Anche perché non dobbiamo dimenticarci che è molto importante essere nel servizio. E oggi, la realtà di oggi, ci sta chiedendo delle cose. Ci sta chiedendo di fare delle scelte, di trasformare. Allora, domande? Giuliana, sì. Lo so che tu c'eri nel seminario che abbiamo fatto sulla gravidanza, che è stato bellissimo, quando abbiamo invitato le mamme. È stato bellissimo. Avevamo tutto un gruppo di mamme che al sesto, settimo mese. Ecco, molto importante, mi raccomando, non trattate nessuno, prima del terzo mese, mi raccomando, questo è importantissimo. Nessuna mamma deve essere trattata, anche perché il Reiki non può sicuramente far perdere il bambino, cioè non induce nessun tipo di aborto. Questo è poco ma sicuro, però nella vita bisogna essere importante. E poi un'altra cosa volevo chiedervi. Oh, ti prego, Gina, mi emozioni, la tua voce ci armonizza, ti prego. Molto importante, finisco, per un operatore olistico oggi il consenso informato. Mi raccomando, siglate una sorta di accordo scritto con il vostro cliente, perché di clienti si parla e non di pazienti, lo sapete, dove voi dichiarate di essere dei professionisti, dichiarate la magia energetica che utilizzate, come si compone per esempio sul Reiki, io ti imporrò le mie, quindi scrivete che si basano sull'imposizione delle mani, che vengono agite sul corpo, che non si usano oli, per esempio, che non si usano incensi e via dicendo, e fatelo firmare anche all'altro, perché è sinonimo di professionalità, è sinonimo di attenzione. No, Roberta, ti chiedo, ti ringrazio, no, non si può imparare da autodidatta, nel senso che è necessario un momento di armonizzazione che deve avvenire attraverso chi è abilitato a farlo, quindi un insegnante. Ecco, quello che io vi chiedo è molto importante per distinguere un insegnante, innanzitutto vedere come si muove coerentemente con quello che dice, e punto secondo, qual è il suo percorso. Per esempio, io in questo momento sono a livello nazionale un docente dell'ASI, che è un ente sportivo che ha creato qualche anno fa,
un albo dei tecnici del benessere e ha istituito tre livelli di questo albo, che è il livello più alto, quello di docenza a livello nazionale, quello di istruttore e quello di operatore. Io in questo caso sono docente di quattro stili di Reiki, perché il Reiki poi chiaramente in base ai diversi insegnanti ha preso un certo tipo di linea, proprio di stile, poi il Reiki uno solo per carità. Però ho voluto approfondirlo in questi anni e quindi ho iniziato dal sistema che si chiama, dello stile che si chiama Usui Shiki Ryoho, per poi passare al Komyo Reiki, per poi passare al Japanese Reiki e al Teate Reiki. E poi ho fatto anche il Karuna e l'Holyfire 1 e 2 e Reiki, che sono, però che non sono considerati Reiki tradizionali, perché sono degli upgrade del Reiki. Ecco, oltretutto, ragazzi, Roberta, mi permetti anche di dirti una cosa? Io so che tanta gente fa attivazione di Reiki a distanza. Allora, concettualmente, non posso dirvi che non si potrebbe fare, perché se noi entriamo nel Reiki, sappiamo che andiamo al di là del tempo e dello spazio, quindi concettualmente si può fare, si potrebbe fare. Io però non sono d'accordo. Perché il livello di Reiki e la formazione del Reiki presuppone un apprendimento che si basa anche sull'osservazione dell'altro, su un lavoro che in gruppo produce un campo, produce delle domande, produce degli approfondimenti che una didattica online non ti permette di fare. Quindi, ecco. Io ho qui a casa 14 libri di Reiki, 15 libri di Reiki, un paio sono anche di Simone che dovrebbe starci ascoltando, lui li ha comprati e poi me li sono presi io. Ognuno, molti sono uno la copia dell'altro, io ne salvo 4-5, il Reiki dello Spirito, lo Spirito del Reiki, il grande manuale del Reiki, saper fare e saper essere nel Reiki il mio. Sì, e poi un altro che è in santo in spagnolo, Reiki, pratica Reiki. Questi cinque secondo me sono veramente interessanti, guardano il Reiki da prospettive molto diverse, però hanno un valore aggiunto tutti e cinque. Spesso invece mi sono trovato a confrontarmi con testi poco incisivi, per esempio con degli ottimi, un ottimo supporto fotografico, ma con contenuti abbastanza discutibili. Sì, qualche esercizio da fare, certo Marco. Allora, l'esercizio da fare è sicuramente il primo, è quello di portare attenzione alla propria respirazione. Quindi sdraiarsi a pancia in su, possibilmente a terra o su un futon o su 3-4 plaid, giusto perché così non entriamo in contatto col freddo del pavimento. Il corpo deve essere ben allineato, le mani con i palmi rivolti verso l'alto a taglio accanto al corpo, ma non devono toccare il corpo, le gambe leggermente divaricate con i piedi che sprofondano verso l'esterno. Questa si chiama la posizione di Shavasana o dormiente o morente nello yoga. E a quel punto cercare di visualizzare una parete bianca e portare l'attenzione all'aria che entra dalle narici e esce dalla bocca, un'aria che chiaramente parte dalla respirazione addominale. Quindi io all'inizio inizio a portare l'attenzione all'addome, l'addome si espande e si contrae, quando quindi consapevolizzo quella che si chiama respirazione addominale, che è più complicata per le donne che sono naturalmente abituate a quella apicale, quindi quella toracica. Una volta che ho maturato quel tipo di respirazione, mi concentro bene sulle narici, sulla bocca quando porto fuori l'aria, e poi cerco di vedere davanti a me questa parete bianca. E quindi in quel momento cerco di, non, di bloccare il pensiero. Se arriva un pensiero, lo imprimo dentro la parete bianca e poi piano piano lo cancello o lo faccio andare. Già una pratica come questa aiuta tantissimo perché riequilibra, centra. E oltretutto stai ossigenando il tuo corpo attraverso il respiro.
E poi le pratiche sono molteplici, per esempio, ecco, se vuoi potenziare la capacità di vedere, c'è una pratica yogica, basata sull'entrare in comunicazione con la candela, quindi metti una candela davanti a te, e focalizzi l'attenzione senza in totale immobilità, guardi la candela, poi a un certo punto iniziano a lacrimarti gli occhi non si devono muovere. E poi piano piano, quando non ce la fai più, chiudi un attimo gli occhi, porti questa luce dentro i tuoi occhi e poi piano piano riapri. E fai questo esercizio all'inizio per 3-4 volte e poi puoi farlo per molto di più. È ovvio che è tutta una questione di esercizio. Poi, mi pare che per il karuna si debba avere almeno un secondo livello. No, 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 assolutamente no. Allora, sfatiamo. Innanzitutto il karuna non si potrebbe più insegnare perché è vero che c'è ancora, ma il Karuna si può prendere dopo il terzo livello di Reiki e a un certo punto neanche dopo il terzo, perché William Lee Rand ha stabilito che fosse soltanto per gli insegnanti. Oggi è stato sostituito da appunto l'Holify Reiki 1 e poi il 2 adesso attualmente. Io sono uno dei pochi insegnanti in Italia, che è proprio un upgrade, e anche lì si richiede di fare il primo, il secondo e il terzo livello di Reiki. Poi avere almeno il secondo, no, quindi no, quindi non il secondo, ma parliamo del terzo, e poi non usui non il no, non c'entra niente, perché il Komyo è uno stile come lo Shikiryoko, come lo Sushi Kiryoko, quindi penso che assolutamente sì, nel momento in cui tu hai il terzo livello del Komyo Reiki puoi fare tranquillamente il Karuna, se trovi ancora chi te lo fa, perché come ti dicevo non si insegna più, non si insegna assolutamente più, ormai si è passati di livello all'Holify Reiki. Che più, ha un altro tipo di vibrazione, ha un altro tipo di modus operandi, addirittura parla di iniezioni, è proprio la frontiera ultima del Reiki. Molto molto interessante, ti dirò. Ancora non l'ho mai insegnato perché poi quando ho iniziato dopo aver fatto Sei? Ci siete? Ci siete? Dopo che ho iniziato, sono concentrato su degli altri aspetti. Ecco qua, sono sempre qui, giuro che non mi muovo, però volevo mettervi un link se riesco. Sì, non riesco a metterlo, niente. Basta, non riesco a metterlo, ve lo metto poi dopo, quando finisce il video. Appunto, dell'Holify Reiki è un altro approccio, un upgrade molto molto importante. Vi dicevo, parla di iniezioni, parla di tre paradisi ed è un livello interessante, una concezione interessante perché è proprio legata al coach spirituale, coaching spirituale. Sento male, adesso mi senti meglio? Sono qua, sono qui, sono qui, sono qui. E vi dicevo appunto che vi mando un link, se me lo permettono gli amministratori, così vi faccio vedere cos'è, ed è una pratica interessante. Vi dicevo, sviluppa appunto un po' il concetto di coaching spirituale. Vediamo chi scrive, vediamo chi scrive. Io, ok. Imma, che piacere, ecco. Con Imma stiamo appunto per all'inizio di pensare a un seminario che unisca Reiki e medianità. Mimma è come se fosse mia sorella e quindi è una donna che io stimo tantissimo, è una donna che è pura, io la trovo una donna pura, una donna capace, una donna del servizio, una donna di grandissima umanità, non perché adesso, ma perché è così. E poi ora, sì, ora si sente ancora, perfetto. Bene, 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 bellissimo. Ho tutto Nunzio, ecco, un'altra cosa che vuol dire, oltre a tutte le cose che vi ha raccontato, è anche il direttore di un importante convegno, che è il convegno che si chiama Andare Oltre, Uniti nella Luce. Imma è una delle pietre miliari di questo convegno, che quest'anno si terrà dal 23 al 25 di ottobre. Tantissimi relatori eccezionali, veramente grandissimi. 3 giorni dove si celebra la vita ed è fortissimo.
E quindi questo. Io non so, credo di aver esaurito, non esaurito no, perché potrei parlarvi altre 5 ore, però credo che un'ora e un quarto di lezio sia sufficiente, anche perché poi vi tedia. Volevo sapere se voi siete interessati o meno a fare questa pratica. 10 minuti vi rubo, però dovete farla con cuore puro. Aspetto dei sì. Vero, ima eccezionale. Gina, anche tu non hai idea. Ecco, Gina è stato l'incontro più bello che ho avuto quest'anno al convegno. È stato, non so, io appena l'ho vista, non la conoscevo. Sono stati Cesare, un'altra persona che io adoro, e Ima a parlarmene. Io quando me la sono vista arrivare, ho visto veramente la gioia e il più alto servizio. Infatti, devo assolutamente, quando ci vediamo, farmi fare un consulto da Gina, che mi ha detto che è eccezionale. Quindi, assolutamente, ecco, Gina, Imma e Cesare Zanoni sono i riferimenti per me, rispetto al convegno, rispetto al concetto di anzianità. Bello, bello, sì. Allora, facciamo, perfetto. A questo punto, vi prego di chiudere gli occhi. Reiki. Si inizia a piacere. E chi è il secondo livello? Interpreti le mie istruzioni con il secondo livello. Chi non ha il secondo livello, tranquillamente, porti l'attenzione al respiro. Bravissimi, proprio così. Ispirate ed espirate. Visualizzate davanti a voi il pianeta Terra. Chi ha Reiki in questo momento utilizzi il terzo simbolo, richiami energia, decreti attraverso il primo simbolo che va a lavorare per la purificazione del pianeta Terra. Soprattutto per liberarlo da tutto ciò che è nocivo e che sta facendo male, generando preoccupazione, malattia e sofferenza. Mentre chi non ha Reiki, una volta centrato, una volta rilassato, porti le braccia verso l'alto, le metta a forma di coppetta, e chieda alla divinità che riconosce di riempire con l'energia divina queste mani a coppetta. Chiedete, per chi crede nella Vergine Maria, che è la regina della vittoria, la regina della guarigione, chi crede in Cristo, chi crede ad Allah, a Buddha, chi crede nell'energia universale, ecco, ai maestri ascesi, agli angeli, a tutto ciò che per voi rappresenta qualcosa di oltre, che sia disincarnato, mi raccomando. Inizierete piano piano a sentire le vostre mani calde, che si riempiono
di questa energia. E una volta che sono piene da questa posizione, le girate e le imponete sopra la terra che avete visualizzato. E tutti quanti insieme ripetiamo che questa energia divina purifichi il pianeta Terra, lo liberi dalle ingiustizie, lo liberi da tutti i virus e i batteri. Lo liberi da tutte le fonti di violenza, di persecuzione. Lo liberi dalla frustrazione, dalla prevaricazione. Lo liberi dal dolore, dalla sofferenza. Che questa energia risvegli gli uomini. Risvegli la parte divina di ciascun uomo affinché tutti ci assumiamo la responsabilità di essere motori di un cambiamento, motori del risveglio. Adesso visualizziamo un magnifico arcobaleno che fuoriesce dalle nostre mani e che va ad abbracciare il pianeta Terra, la sua luce, tutti e sette i colori magnifici, si diffondono in ogni parte del pianeta. Ora portano gioia, portano i semi di rinascita e di resurrezione. Che questi siano i colori dei messaggeri di Dio, che ci stanno utilizzando per allontanare ogni forma di male dal nostro pianeta, per far sì che l'umanità finalmente faccia un salto quantico. E che la luce con la L maiuscola venga nutrita. Amen. Amen. Amen.
E piano piano riportiamo l'attenzione al nostro corpo. Strofiniamo le mani. Ringraziamo il nostro sé superiore e tutte le entità che hanno lavorato per noi. Vi ringrazio. Ringrazio gli amministratori di questo gruppo. Ringrazio ciascuno che hanno preso parte alla prima diretta. Spero di essere stato capace di nutrirvi, di fare un po' di chiarezza in quello che io intendo appunto per Reiki, e cosa significa per me essere spirituali. E nella spiritualità la responsabilità è fondamentale. Come il servizio. Sì, Marco, scendo la rinvocazione. E poi vi chiedo veramente di pregare, pregare tanto. Vi prego di non sottovalutare questo virus. Lo so che tutti quanti ci sentiamo violati nella nostra libertà, ma dobbiamo veramente seguire le indicazioni che ci stanno dando, sempre. Vi prego di prendere generatori per sostenere il nostro sistema immunitario. Un grande maestro che si chiama Swami Roberto ha consigliato di mettere addosso qualcosa di giallo, di verde o di vinaccia per innalzare il livello vibrazionale dell'aura. Vi prego veramente, non sottovalutate quello che stiamo vivendo e soprattutto divulghiamo il concetto di responsabilità. Questo virus, il coronavirus, ci sta insegnando delle cose. Utilizziamo questo momento così drammatico per tanti aspetti in un'occasione per fare un passo in alto e crescere ed evolvere. Grazie a te, non sono genitrice, sono una dieta illuminante. Io ti ringrazio, Tommasina, ringrazio ciascuno di voi veramente. Sarò sempre a vostra disposizione qualora reputaste che posso essere utile in qualcosa. Vi sto abbracciando con tutta la mia tenerezza e con tutta la mia energia e cerco di trasmettervi l'abbraccio chi sono. Quest'anima testarda, divertente, a volte presuntuosa, che cerca di fare qualcosa di buono. Quindi grazie, grazie a tutti e auguro una buona vita a tutti. Sì, meditiamo, preghiamo, riflettiamo e agiamo in modo consapevole sempre. Grazie Matteo, grazie Imma, grazie Marco, grazie a tutti veramente. Vi auguro il meglio e a presto. Ciao ragazzi, ciao ciao, buonanotte.